Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Assurdo! Sono qui in macchina con Mariano che mi sta portando a Roma perché sto andando a fare la mia prima esperienza. Questo non doveva succedere. Sto andando a fare la mia prima esperienza da doppiatore. Mi porterà con me in questa esperienza, quindi andiamo! Noi siamo appena arrivati a Roma e stiamo andando a registrare. Siete pronti? No, perché io sono un po' cagato sotto. Ma andiamo! Porterò il mio disagio anche in questa esperienza. Siamo negli studi. Venite come vi faccio vedere com'è. Che emozione, mi fate qua. La mia sala ovviamente è l'ultima, quella del corridoio che ho dovuto fare. Doppiatore, cioè arriva là che non ha più voce. Questa è la mia sala, dal 9, l'ultima. Ragazzi, io sono arrivato in hotel. Sono davanti alla mia postazione Movie in Hotel, che mi cambio e mi vesto come il mio personaggio, che poi vedrete. E quindi prepariamoci insieme. Pronti per vedere la mia super maglia, che è molto simile al mio personaggio. Adoro. Adesso andiamo a preparare pure qui schiuma per capelli. Al mio 3 si asciugheranno i capelli. E 1, 2, 3. Salute. Scusa. E adesso Mariano mi aiuterà a mettere gli accessori. Facciamo comparire Mariano. E Mariano, mi devi aiutare a mettere la collanina. Bene. Perché il mio personaggio indossa una collanina di perle e quindi anche lui. Grazie per il supporto e l'aiuto, avrei manco un bacio, però. Grazie. E adesso andiamo di orecchini. Ovviamente io non ho il buco, quindi metto questi qua che si incastrano tipo così. Vincenzo con un orecchino. Mi avete mai visto? No, e adesso mi avete visto. Ma sembra facile da mettere, ma no. Orecchini messi. Questo è l'outfit all complete. Hi guys, this is the outfit of the day. Sembro un maranza, ma va bene lo stesso. Lasciate un like se vi piace e non lasciate un dislike se non vi piace, ok? Se no vengo a cercare a casa. Beh, tutto sommato non è male. Siamo in Cinecittà. Arrivati. Raga, guardate che figo. Questo sono io. E questo è il mio personaggio. Zig e Zago. Zag e Zig. Zig. Vabbè, comunque fantastico. Ci assomigliamo, non trovate? Uguali, cioè, orecchino, te lo voglio uccidere, tipo. Questo è tutto ciò che vorrei dire alla gente che parla senza che nessuno gli ha chiesto niente. Oppure, chiudi questa bocca. Vi aspetto al cinema, sono emozionato. Questo è il mio personaggio. Wow! Con la voce di Vincenzo Tedesco. Bellissima è quello che sarei se non fossi sempre appiccicata a te. Rifaccio, vado. Abbastanza zig, zag. Sempre più zig che zag. Tu che ne sai che è zig? Volevo che mi rispondevi. 1:49:10. Ok. E io faccio solo le 1. E poi nel caso le 2, perché hanno due intonazioni diverse. Farne una dopo l'altra, non so se riesco. Tipo, DJ. Prova, prova. Guarda, come ti ha chiamato? Ciao piccolina, ti sei persa? Amici, noi possiamo. Ti faccio la risata. Risata malefica. Appiccicata? A te! Gnag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 
metti a piangere. Andava bene? Un tentacolo. Posso rompere tutto, ma mi cacciano. Secondo me dopo oggi non mi verranno a vedere mai più. Li ho fatti impazzire. Provo. Ciao amici e amiche, io sono Vincenzo. Stop, basta. Ciao, vedete alle piace. Sono Vincenzo. E questo lo sapete già. Sono ritornato a studiare come a scuola. Avventura magica e colorata. Io ho la voce a Zig Zag in Archi e la magia delle luci. Una meravigliosa magica che cap. E siete pronti a partire con me per un Maronna? Una meravigliosa magica e divertente, stravagante, super blues, bellissima, fantastica, fantasmagorica. Allora correte al cinema a vedere Archi e la magia delle luci. Io darò voce al personaggio Zig Zag. Infatti sono emozionatissimo, non vedo l'ora, lo vediate. Vi aspetto solo al cinema. Devo imparare tutte queste, cioè vi rendete conto, tutto questo è per voi, quindi andate al cinema a vedere perché. Vi aspetto in tutti i cinema. Mariano, delle tue considerazioni a caldo. È stato complicato ma bellissimo. Raga, spero di avercela fatta. Io malessere. Voi immaginate un'altra testa che va insieme a me. Cosa si può fare in una sala doppiaggio? Correre!
però ostacoli, ragazzi. Cantare. Le telefonate, ora da aspettare. Sono troppo bravo. Girare sulla sedia. Rianimare un foglio. Libera. Libera. Far finta di stare al tuo cinema privato. On. 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 Ci sono dei problemi. Fare il DJ. Fare il lettore tipo in chiesa sull'altare. Oggi siamo qui per ricordare Vincenzo Tedesco che ha fatto un doppiaggio pazzesco. Fare passi di danza. E poi ammirare la bellezza di questo ragazzo. Cioè, è troppo bello. Ho appena finito di registrare, raga. Spero che sia uscito figo. Yeah! È stata un'esperienza fantastica e sono stato veramente fiero e felice di aver fatto questa cosa. Spero ovviamente che andate al cinema, andate a vederlo e vi piaccia. Io vi mando un bacione grande e ciao raga! Oh, buongiorno Archi! Vieni piccola, è l'ora della magia, pronta? Avanti care lucciole, tocca a voi! La luce sta distruggendo la vita sul pianeta. Chi ha potuto inventare una cosa simile? Bel lavoro. Ora portatemi il polpo magico. Cosa stai aspettando? Oh, tu prendilo! Papà, no! Dobbiamo salvarlo! Sei pronto per l'avventura? Nella mia splendida città delle luci, tutto è spettacolare. E grazie a me sarete tutti bellissimi. Con la voce di Vincenzo Tedesco. Bellissima è quello che sarei se non fossi sempre appiccicata a te. Accendi il divertimento. Archi e la magia delle luci. Dal 5 ottobre solo al cinema. Vi aspetto!